Secondo galà delle Tigri di Parre, tanti momenti importanti in questa serata, vogliamo raccontarla? Eh sì, tanti momenti importanti in questo secondo galà delle Tigri, il galà che raggruppa tutti i tifosi atalantini di Parre e non solo, visto che tanti tifosi vengono dai paesi limitrofi, Clusone per dirne uno. E un momento importante, i momenti importanti sono davvero tanti. Abbiamo iniziato con la consegna del defibrillatore in dono alla comunità parrese, con i soldi ottenuti grazie alla Sport e Solidarietà, la manifestazione di inizio anno che noi facciamo a settembre, quindi con l'inizio del campionato. Abbiamo raccolto più di 1000 euro e con questo abbiamo voluto fare un'opera concreta, un dono davvero concreto all'oratorio di Parre in costruzione. Parliamo del defibrillatore che abbiamo consegnato a Don Armando Carminati e al sindaco di Parre Francesco Ferrari. Insomma, un defibrillatore che è a disposizione di tutta la comunità. Faremo a breve un corso, perché il defibrillatore non funziona da solo, ma con delle persone comunque addestrate per utilizzarlo, e quindi faremo questo corso di addestramento. E a seguire, oltre ai nostri grandi calciatori sempre disponibilissimi, abbiamo Davide Brivio, Michele Ferri e Guglielmo Stendardo. Abbiamo un grande Gigi Pizzaballa che è qui con noi per celebrare il 50esimo dell'unico trofeo che l'Atalanta porta in bacheca, quello della Coppa Italia. Che effetto fa tornare per una sera in mezzo ai tifosi atalantini? Beh, sono sempre serate particolari, soprattutto perché a una certa età non si pensa di essere ancora così gioiosi di far parte in questa storia, ma avendo avuto un po' un passato particolare, un legame particolare con i tifosi dell'Atalanta e con i bergamaschi, sono serate immemorabili per me. Fa piacere proprio perché c'è questa stima e questo ricordo che non ci abbandona mai. Un commento sul campionato di quest'anno della squadra? Il momento dell'Atalanta direi felicissimo perché hanno raggiunto la salvezza. Un po' meno perché pensavo che, vista la squadra, l'inquadratura della squadra, se potessero fare qualcosa di più. Tra le squalifiche e infortuni vari che ha avuto il centrocampo, zona della difesa, del genere, ci ha tolto un po' la soddisfazione di essere magari alla classifica come il Catania o giù. Perciò bene per la salvezza, perché rimaniamo in A, un po' scontento per la classifica generale. Fa sempre piacere venire in questi posti e trovare tutta questa gente con grande entusiasmo, come hai detto tu. Adesso speriamo di non deluderli e farli festeggiare sabato. Sappiamo dell'importanza della partita, una partita fondamentale per il nostro campionato, e niente, ci aspetta sicuramente un ambiente molto caldo, una grande battaglia. Noi ci stiamo preparando al meglio e speriamo di uscire da quello stadio con i punti in mano. Comunque io devo soltanto ringraziarvi per l'accoglienza, per la calorosa ospitalità, e quindi veramente bello essere qui con tanti bambini, con tanti tifosi dell'Atalanta che ci seguono e che continuano a soffrire con noi fino alla fine per il raggiungimento dell'obiettivo. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, incontriamo una squadra tra virgolette in cerca di punti, perché è in una posizione di classifica particolare, molto delicata, e quindi farà di tutto per vincere, supportati da un pubblico caloroso. Quindi sicuramente sarà una partita per noi molto complicata, che però stiamo preparando bene e che ci darà la possibilità, speriamo, di affrontare il futuro con un pizzico di serenità. Stiamo passando decisamente una bella serata. Beh, come sempre, cioè, sia noi che i nostri tifosi siamo carichi per andare a affrontare questa sfida, e comunque ci stiamo preparando, siamo in questa settimana, comunque ci siamo già concentrati per la partita di sabato.